È andata in onda questo fine settimana una delle feste più amate della città di Alessandria, la festa di Borgo Rovereto, edizione 2019. L'inaugurazione è stata sabato pomeriggio in piazza Santa Maria di Castello, con il taglio dei nastri che raccoglievano i quattro colori per orientarsi nella festa del Borgo. 25esima edizione, quindi un qualche cosa che è capace di durare nel tempo. Non una festa effimera che dura dall'oggi al domani, finisce lì, ma ormai nella festa del Borgo si riconosce la città di Alessandria. Questo che credo sia una cosa tra quelle più importanti, forse perché per il motivo per cui è nato Borgo Rovereto, è nato come festa per dimostrare che la gente, i commercianti del Borgo, vogliono tirarsi sulle mani che dopo i tragici fatti dell'alluvione del 94, e con questo tipo di atteggiamento che la festa è continuata negli anni ed è arrivata a questa sua importante edizione. È nata nella primavera del 95 e da allora è sempre continuato. È molto importante dal mio punto di vista che questa festa continui a esistere come segno tutti gli anni di rinascita della città e di riconquista di quello che è la sua parte più antica e anche più bella. È una festa nata per far rinascere dopo l'alluvione del 94 su idea e proposta di Mariella Bortolotti e dei commercianti di Borgo Rovereto. I residenti, i commercianti, gli artigiani, gli artisti, tutti coloro che sono in questo borgo, che è il borgo storico della città, hanno l'orgoglio di presentare al meglio se stessi nella cultura, nei sapori, nello shopping, nella tradizione, e far svelarsi all'intera città e non solo. È un momento di gioia e di scoperta della parte più storica e più intima di questa città, e soprattutto festa di Borgo Rovereto ha un qualcosa di magico. Come Camera di Commercio siccome noi siamo inseriti proprio nel rione di Borgo Rovereto, la sentiamo che è una festa nostra. Questo momento anche di coinvolgimento dei negozi, del commercio alessandrino, per cercare di risollevarsi da un momento di difficoltà. E iniziative come queste, appoggiate dal Comune, dall'AMC, dalla Camera di Commercio, dalle associazioni commercianti, hanno proprio questo scopo, di riuscire a fare in modo che il commercio ritorni alessandrino agli antichi splendori. Iniziativa molto bella, dove veramente si vede la città veramente coinvolta in quelle cose. Nel venire qua da Piazza delle Libertà qui a piedi ho visto un numero importante di persone che guardava appunto tutti i negozi, guardava i banchetti che sono stati esposti fuori. Ringraziamo come sempre, come amministrazione comunale, anche gli alpini che tutti gli anni sono presenti a questa festa, che raccolgono dei fondi per beneficenza, quindi grazie mille a loro, e soprattutto tra l'altro un auspicio anche qui col sindaco tutti insieme per il 2021. Siamo qua che incrociamo le dita per la Dunata degli Alpini 2021.